Vai. Allora, vai, sanità. E nell'ultimo anno la polizia e i carabinieri hanno eseguito oltre 200 arresti di camorristi. Un ragazzo minorenne che era con degli amici fu ucciso da un gruppo di fuoco che sparò nel mucchio e colpì lui che non c'entrava. E quanti anni ha? Aveva 17 anni. In quel periodo lì dove noi vivevamo il territorio era una persona come un padre, una guida, no? Uno che ci potesse guidare verso degli orizzonti che noi pensavamo che erano i giusti orizzonti di vivere l'illegalità. Parliamo di un 14%, parliamo di 1000 persone sugli 8000 che siamo. Quindi le istituzioni, pur sapendo chi sono queste famiglie che fanno l'illegalità, li lasciano stare. Impedendo ai criminali proprio di uscire da casa, li teniamo chiusi in casa, gli teniamo il fiato sul collo. Grande! Va Pippetto, va! Va Pippetto, vado, va! Pippetto! Perché è il giusto, capito? Non chiedo l'impossibile, il giusto. E penso che il giusto, le istituzioni, l'amore, Dio, chiunque sia, mi dia la forza per continuare a lottare per il giusto.